Dopo molti anni torna la sede della UIL a Urbino, un posto molto strategico e pieno di servizi. Sì, abbiamo deciso di aprire la sede qua a Urbino, in questo luogo che comunque è molto vicino all'ospedale, ci sono le scuole, è un quartiere popoloso, perché riteniamo che sia importante portare il sindacato, soprattutto in un momento come questo dove le persone sono spaesate, usciamo da una pandemia che ha determinato una crisi economica, abbiamo lo spettro della guerra e dell'economia di guerra vicino, è importante invece dare un segno di speranza, è importante essere vicini alle persone, offrire dei servizi, offrire anche un luogo in cui le persone possano confrontarsi e ritrovarsi, per cui questo vuole essere un andare vicino ai cittadini, vuole essere un segno di speranza da parte nostra, che insieme possiamo lavorare per rimettere in moto l'economia marchigiana, per rimettere in moto quella coesione sociale che è necessaria perché tutti possiamo fare un passo in avanti. Siamo qui a Urbino ad inaugurare una nuova sede. Quando si apre una sede sindacale è sempre motivo di orgoglio per la nostra organizzazione, ma è una sede che vuole essere a servizio della cittadinanza. In un momento in cui i cittadini di questo paese hanno bisogno di certezze, di risposte, di punti di riferimento, la UIL c'è attraverso l'apertura di alcune sedi dove potranno essere utilizzati dei servizi che sono sicuramente necessari per la cittadinanza. Una cittadinanza di giovani, meno giovani e anziani che vive con apprensione questa fase, una fase in cui stiamo chiedendo al governo di dare delle risposte importanti, concrete per creare il lavoro attraverso questi tanti soldi che sono arrivati e che stanno arrivando dal PNRR. C'è bisogno di fare infrastrutture e investimenti particolari che diano certezze per i giovani, sicurezza per chi lavora e possibilità per gli anziani di vivere in tranquillità la loro terza e quarta età. Sì, siamo chiaramente come amministrazione e io personalmente sono contento che la UIL ha deciso di tornare a Urbino, come ha detto lei. Chiaramente questo fatto che diventa una sede anche Urbino, che è anche una sede chiaramente per il territorio, per i territori vicini, chiaramente permette a chi è di questo sindacato, ma a tutti i cittadini, di poter usufruire dei servizi che questo sindacato propone. Quindi chiaramente come amministrazione siamo felici, appunto in un punto strategico, Pian Severo, qui dove ci sono anche molti altri servizi. Vicino abbiamo appunto gli uffici comunali della Polizia Municipale, dell'Anagrafe, dello Stato Civile, dei Tributi, quindi siamo in un punto centrale dove fra l'altro speriamo anche vicino che vengano fuori questi alloggi per gli studenti, perché abbiamo bisogno di camere a Urbino per poter far risiedere qui. Quindi il fatto che la UIL abbia deciso questo chiaramente ci rende molto felici.